Quello che mi preme ricordare è che non ci sono casi di malattia e, diciamo, in qualche modo tutti i presidi necessari sono stati messi in campo. È il consigliere di amministrazione di Estra Giovanni Grazzini a rassicurare dopo che il batterio della Legionella è stato isolato all'interno della sede aretina della Multiutility di Via Cocchi. L'attenzione in città è infatti particolarmente alta dopo i due casi di legionellosi con esito fatale in persone che si erano operate in cliniche private e aretine, ma è tutta un'altra storia quella della sede della Multiutility dove la presenza è emersa a seguito di monitoraggi di routine. Facendo di routine anche ripetuti, proprio in virtù del fatto che appunto questa problematica sappiamo che si sta diffondendo molto più rapidamente in questi ultimi anni e quindi è necessario perché causa dei problemi importanti per la salute. A seguito dei controlli programmati dai quali è emersa la presenza del batterio Legionella, sono stati così chiusi mensa, spogliatoi e bagni annessi. All'uso dei dipendenti. Però ecco, non ci sono contatti con il pubblico esterno. Il problema era partito dagli spogliatoi. Il batterio potrebbe essersi annidato prima nei vasconi di contenimento delle acque, poi lungo le tubazioni dell'impianto idrico della struttura. Quindi le operazioni di bonifica, ma anche gli ultimi campionamenti hanno dato esito positivo. Il batterio della Legionella è ancora lì. Quindi probabilmente il problema si annida nelle curvature, nelle guaine. Nelle tubazioni, per cui è ancora un po' più problematico riuscire a eradicare il batterio. L'attenzione dell'azienda è massima. Ci saranno nuovi presidi, diciamo, ci appoggeremo ad un'azienda aretina per provare, diciamo, nuove soluzioni per questo problema. Tengo a precisare che l'edificio principale per ora non è interessato al problema.